Oggi su Teco Films si va a rallentatore. Benvenuti su Teco Films, lo show che rende il videomaking accessibile a tutti. In passato abbiamo visto molti modi per rendere i vostri video più interessanti ed oggi ne aggiungiamo uno fresco fresco ed estremamente famoso, lo slow-mo. Slow-mo, come sapete bene, sta per slow motion, movimento lento, e non è altro che un video al rallentatore. Detto così, sembra davvero facile, vero? Sbagliato. Chiunque potrebbe prendere un video a caso, metterlo nel suo programma di editing e cercare di rallentarlo, ma spesso i risultati fanno pena, mi dispiace, perché la differenza fondamentale tra un video in slow-mo fatto bene e uno decisamente no sta proprio nel modo in cui girate. Vi spiego perché. Assumiamo che noi vogliamo che la nostra ripresa sia rallentata della metà rispetto al normale, ok? Per farlo avremo bisogno di poter usare una videocamera dove sia possibile impostare i fotogrammi al secondo FPS e la stragrande maggioranza, grazie al cielo, ne è in grado. Per ottenere risultati decenti ci serve impostare almeno su 50 o 60 frame al secondo, a seconda se il video è PAL o NTSC, ma se intendete fare dello slow-mo un pochino più spinto allora dobbiamo passare a 120 fps o addirittura 240 se possibile. Attenzione però, perché aumentando il frame rate spesso potreste essere costretti dalla videocamera a ridurre la risoluzione, ad esempio a scendere in HD 720p oppure peggiori, altrimenti potreste anche avere dei crop dell'immagine, cioè un ingrandimento degli inquadrature che potrebbe un po' incasinare le cose, capite, no? Quindi innanzitutto controllate che tipo di video possa offrirvi la vostra videocamera. Per esempio la mia Sony RX10, il primo modello, mi permette di girare a 50 fps in full HD, ma se voglio salire a 100 fps ho sia un crop che una perdita di risoluzione. Ad ogni modo, una volta fatte le vostre considerazioni e quindi impostata la videocamera, non ci rimane altro che fare le nostre riprese. In seguito, come sempre, importiamo il nostro girato nel programma di montaggio, non importa assolutamente quale, perché gestire la velocità è una funzione davvero basilare che tutti quanti hanno. Dovete solo vedere dove si trova e come si fa. Nel mio caso con Premiere mi basta fare un tasto destro sulla clip che voglio rallentare, poi nel menu che si apre scelgo la voce velocità, durata, e da qui posso modificare appunto la velocità così come voglio. Ad esempio, se lo aumento molto di più, salendo oltre il 100% avrò un timelapse più o meno, se la diminuisco da sotto il 100% avrò uno slow-mo. Semplice, no? Inoltre c'è anche un modo un pochino più immediato, utilizzando lo strumento di data frequenza, che fa esattamente la stessa cosa ma con qualche click in meno. Infatti, una volta selezionato questo tool dal pannello degli strumenti, mi basta solo allargare o stringere la clip nella timeline per modificarne la velocità a piacimento. Questo strumento ovviamente non elimina nessun pezzo del video, ma li rende solo più o meno veloci. Un utile trucco per rendere gli slow-mo super belli è quello di creare una rampa di accelerazione, ovvero quando vogliamo che una clip passi da velocità normale a rallentata, è quasi sempre più bello vedere un effetto graduale dove la clip non parte immediatamente con il video già rallentato, ma al contrario rallenta gradualmente. Per farlo mi basta solo dividere la clip in più parti e ognuna imposto un valore di velocità diverso, partendo da 100%, quindi non ho né aumentato né diminuito la velocità. Poi un altro pezzettino a fianco della clip lo imposto sul 75% e nel terzo ed ultimo pezzo su 50%, il valore che finale che mi interessa. Così avrà un effetto più graduale nell'ingresso. Ora un po' di matematica insieme. Se abbiamo girato a 50 fps, normalmente il massimo livello di rallenti che possiamo ottenere prima di iniziare ad avere una ripresa poco fluida è del 50%, ovvero 25 fps. Ma se avete bisogno di rallentare appena di più la vostra ripresa, ecco un semplice trucchetto offerto da Premiere ma anche da Final Cut se non erro. Assumiamo che io voglio ottenere una ripresa un pochino più lenta, ma posso solo girare a 30 fps massimo. Come faccio? Sicuramente non potremo farla andare alla metà della velocità. Possiamo però sempre ridurlo un pochino utilizzando il flusso ottico, noto anche come optical flow, ovvero una modalità della fusione dei fotogrammi, che sarebbe poi il modo in cui letteralmente tutti i frame vengono montati uno dopo l'altro formando il filmato. Il flusso ottico quindi consiste nel lasciare che il nostro programma generi quei fotogrammi extra intermedi per ottenere quelli in più che ci servono per i rallenti. Ad ogni modo, questo non ha sempre esiti positivi e potrebbe non funzionare su PC poco potenti perché richiede, come potete immaginare, tantissimi calcoli ed elaborazione per produrre questi frame intermedi.
Ad ogni modo, vi offro un consiglio se siete videomaker che girano molti eventi, matrimoni, roba simile, quindi non sapete esattamente cosa girerete e dove, e quindi avete bisogno di essere molto rapidi nel catturare certi momenti. Sappiate che vi può sempre tornare utile lasciare la vostra videocamera sempre impostata su 50 o 60 fps, così poi in fase di montaggio potete scegliere dopo se realizzare uno slow mo oppure tirare dritto. Anche per oggi è tutto, spero come sempre di esservi stato di aiuto, e per qualunque dubbio o curiosità non esitate a contattarmi direttamente qui nella sezione dei commenti o meglio ancora sulla pagina Facebook. Questo è Teco Films, io sono il vostro caro Daniele e noi come sempre ci rivediamo un altro lunedì.